come avevamo annunciato, oggi siamo venuti in procura a depositare l'esposto per quanto riguarda il caso degli Educational Tour e delle spese fatte da APT. In questo mese in cui abbiamo atteso per poter depositare l'esposto ci sono arrivate diverse segnalazioni di giornalisti che si sono trovati a loro insaputa partecipi di cena a cui in realtà non hanno mai preso parte. In più, nel frattempo, si è anche dimesso Fabio Grassi, il capo ufficio stampa di APT. Non vorremmo che questa fosse solo una, tra virgolette, un modo, un metodo per mettere sotto silenzio il caso. Noi, infatti, abbiamo chiesto anche i dati del 2016 e i dati che riguardano il 2010, dal 2010 al 2013. Purtroppo la Regione ci ha risposto che questi dati ci verranno forniti ad autunno inoltrato, quindi a questo punto mettiamo anche in dubbio che l'inchiesta interna che l'assessore Corsini ha detto era già stata avviata sia stata veramente messa in atto, visto che nemmeno la Regione ha ancora i dati. Aspettiamo appunto che ci vengano forniti dalla Regione i dati relativi a quest'anno. Speriamo che arrivino prima del referendum, perché il nostro sospetto è che arriveranno, guarda caso, dopo il referendum costituzionale. Nel frattempo depositiamo questo esposto e vedremo la procura come andrà avanti. Noi continueremo a seguire il caso e sicuramente non lasceremo che tutta la faccenda cada sotto silenzio.